è quello dello scorso anno, dell'esonero dello scorso anno, l'esercizio a pagina 89, numero 3. Un consumatore ha preferenze rappresentate dalla seguente funzione di ritardo: Uxy uguale x3y. In questi esercizi di microeconomia tipicamente sono tante domande. Vi ricordo che le domande vanno risolte in sequenza. Questo lo dico perché, vedete qui, la prima domanda è determinare la funzione di domanda dei due beni, x e y. Poi in altre domande, come vedrete, assegna dei valori al reddito, al prezzo. Però poiché le domande vanno risolte in sequenza, quando rispondete alla prima domanda, determinare le funzioni di domanda dei due beni, non avete altre informazioni, quindi non è lecito assegnare i valori delle costanti che sono riportate dopo nelle domande successive. Quindi rispondiamo alla prima domanda, vogliamo determinare le funzioni di domanda, il che significa risolvere il problema della scelta ottima del consumatore, il che significa risolvere il sistema di equazioni P1 in questo caso più P2 in questo 2 uguale a M P1 su P2 uguale a DU su DX1 diviso DU su DX2. Adesso poi elimino i due meno, l'equazione è meno P1 su P2 uguale a meno DU su DX1, DU su DX2, i due meno si possono tranquillamente eliminare. E quindi qui otteniamo 3x2y diviso x3. Dobbiamo ricavare x1, anzi qui non ci sono, non c'è x1 e x2, c'è x e y in realtà, siamo anche precisi, qui c'è x e y, e visto che ci siamo, qui c'è p di x e p di y, ho chiamato sempre x1 e x2, quando invece p di x e p di y, evidentemente p di x e p di y. Stavo dicendo, dobbiamo ricavare x e y in funzione di p di x e p di y ed m. Facciamolo, quindi qui eliminiamo questo ed eliminiamo questo e viene fuori x uguale p di y p di x che moltiplica 3y. Quindi dobbiamo andare a sostituire lì dentro. Vi ricordo che terminiamo quando abbiamo eliminato le due, una delle due variabili, x1 in questo caso x e y, andiamo a sostituire lì dentro e viene m uguale p di y più 3 p di y, cioè y uguale ad m diviso 4 p di y, e sostituendo qui viene fuori 4 x uguale ad m 3 quarti p di x. Queste sono le due funzioni di domanda, funzione di domanda del bene x e del bene y. D'accordo? Vi ricordo che le funzioni di domanda hanno una ben precisa definizione, quindi una funzione di domanda non può essere rappresentata in forma implicita, cioè deve sempre essere rappresentata in forma esplicita, cioè x e y devono essere funzione del reddito e del prezzo di bene. Allora, seconda domanda: determinare le equazioni delle curve di Engel dei due beni x e y. Qui la domanda è un po' a trabocchetto, nel senso che già c'è la risposta. La risposta è sempre questa. Come ho detto prima, quello che cambia è il ruolo di parametri e variabili. Nelle funzioni di domanda, x in funzione di p di x come parametro m, y in funzione di p di y come parametro m, nelle curve di Engel, x in funzione di m come parametro p di x, y in funzione di m come parametro p di y. Quindi le equazioni, quello che chiede, la risposta è esattamente la stessa. Questo me lo ricordo perché probabilmente è stato l'esame dell'anno scorso e molti, come dire, hanno perso talmente tanto di quel tempo, perché le due domande erano, sì, mi rendo conto, un po' capziose, però erano proprio una sotto l'altra: determinare le funzioni di domanda dei due beni, determinare le curve di Engel dei due beni. Quindi molti hanno cercato degli stravaganti procedimenti per determinare le curve di Engel, ovviamente senza alcun successo, perché già c'era la risposta. Terza domanda: determinare il paniere scelto dal consumatore se i prezzi dei beni sono P di X uguale a 2, P di Y uguale 3 e il
reddito uguale a 12. Ovviamente non dobbiamo rifare tutto il sistema perché già abbiamo determinato le funzioni di domanda, basta sostituire qui dentro e viene fuori x uguale 12 per 3 diviso 2 per 4, e quindi abbiamo 12 per 3 è 48, no, 36 diviso 8, e quindi abbiamo 4,5. E poi y è uguale ad m 12 diviso 4 per 3 uguale 12,1. Poi, ultima domanda, dire se per il consumatore, rispetto a questo caso, al caso C, cioè quando il prezzo è uguale a 2, il prezzo è uguale a 3 e il reddito è uguale a 12, è preferibile che sia il reddito maggiorato di un terzo oppure il prezzo del bene X dimezzato. Il reddito maggiorato di un terzo significa nuovo reddito m' uguale 12 più un terzo di 12 fa 16. Anche su queste cose, attenzione che anche di queste cose se ne vedono tutti i colori, prezzo del bene x dimezzato oppure p di x' uguale a 1. E dobbiamo fare i due casi. Come facciamo a confrontare due situazioni scelte dal consumatore? Dobbiamo vedere quale delle due soluzioni per il consumatore è più soddisfacente, cioè ha un'utilità maggiore. Quindi banalmente vediamo un po' di sostituire, queste sono le equazioni, queste qui. Prima soluzione relativa al reddito uguale a 16, fermo restando gli altri parametri, quindi significa x è uguale ad m 16 per 3 diviso p di x 2 per 4 e viene uguale a 6. Invece y è uguale al reddito 16 diviso 4 per p di y 3 e viene uguale a 16 dodicesimi, quindi 16 dodicesimi a 4 terzi, lasciamolo così perché ci fa comodo averlo così, d'accordo? Da cui l'utilità è uguale a x alla terza uguale a 6 alla terza per 4 terzi. 6 per 6, 36, 36 per 6 fa 216, 216 diviso 3 fa 72, 72 per 4 fa 144, 288. L'altro caso invece, il secondo caso, è il prezzo uguale a 1, il prezzo uguale a 1, e quindi viene fuori x, reddito m, dobbiamo tornare indietro, quindi reddito uguale a 12, questo sta chiedendo di confrontare, x uguale a 12 per, allora, 3 diviso il prezzo x uguale a 1 per 4, e questo fa, dunque vediamo, fa 9. Y invece è uguale ad m 12 diviso 4 per p di y che rimane sempre uguale a 3 e quindi uguale a 1. L'utilità è uguale semplicemente a 9 al cubo, 9 per 9 fa 81, 81 per 9 fa 700, 9 per 9 81, 9 per 1 9, 9 per 8 72, 729. D'accordo? Quindi quale si preferisce? Si preferisce evidentemente in questo caso l'esercizio di sotto. Domande? Chiaro il concetto? E quindi in questo caso 729 l'utilità è migliore di questo caso 288. Quindi vedete, anche qui l'esercizio sulla microeconomia, i calcoli sono veramente semplici, però
cioè stare un po' attenti alla teoria. Tenete conto che gli esercizi sulla scelta ottima del consumatore c'è poco da fare, cioè alla fine un'unica equazione, quindi adesso degli esercizi che faremo oggi non faremo altro che risolvere questa equazione nelle sue varie declinazioni. Risolviamo l'esercizio a pagina 2, numero 2. Questa volta la funzione di utilità di un consumatore è u di xy uguale x su y, sia p di x uguale a 2, p di y uguale a 1, i prezzi dei due beni, supponendo però che la quantità massima disponibile del bene y sia 10, determinare il paniere scelto dal consumatore A per un reddito pari a 18, B per un reddito pari a 60. Questa invece è la scelta ottima del consumatore, quindi ci dà tutti i valori, non vuole la funzione di domanda. Aiutiamoci graficamente, perché qui abbiamo un caso un po' particolare. Il caso particolare è che non dobbiamo risolvere il problema in tutto il quadrante positivo, ma in una striscia, questa qui, y uguale a 10, dobbiamo dire qual è la soluzione in questa regione di piano. Abbiamo uno dei due beni che è in quantità limitate. Disegniamo la retta di bilancio m uguale x più yy. Facciamo prima il primo caso, 18 uguale 2x più y, cioè y uguale 18 meno 2x. Disegniamo qui 18. Un disegno un po' diverso, se no quando vado a disegnare 60 usciamo fuori. Abbiamo reso conto che ci serve disegnato un po' più giù, abbiamo detto 10 qua, xy e 18 è più o meno qui, ecco qua. Abbiamo disegnato con un po' più di attenzione e quindi 18 meno 2x magari sarà questa curva qui, questa retta qui. Adesso andiamo a determinare la tangenza. La tangenza può capitare all'interno di questa regione di piano e quindi nulla questi, abbiamo trovato la soluzione, oppure può capitare al di fuori. In questo caso dobbiamo ragionare. Determiniamola. L'equazione è questa, 18 meno 2x, se dobbiamo aggiungerci la tangenza di x diviso p di y uguale du su dx, du su dy, cioè p di x che è uguale a 2 diviso 1 uguale du su dx 2xy diviso du su dy x2. Va via, poi viene x uguale a y, sostituiamo l'integro e viene uguale a 6. E quindi stiamo qui. 6, questa è la tangenza, è un punto ammissibile. E anche la soluzione del problema, non ci sono dubbi. Trovate? Domande? Anche in fondo, sentite chiaro? Risolviamo l'altro caso, quando invece il reddito è uguale a 60. Se il reddito è uguale a 60, questa equazione diventa y uguale 60 meno 2x. Ecco perché ho cambiato il disegno, 60 sarà qui sopra, più o meno, e questa è la nuova retta di bilancio. Questa equazione rimane pari, non cambia, e quindi alla fine, la faccio breve, avremo l'equazione del vincolo di bilancio, diventerà x uguale a y come prima, e sostituendo viene 3x uguale a 20. E quindi stiamo qui, 20. Vedete che si è in scala, eh?
capita evidentemente al di fuori della regione ammissibile. E allora dobbiamo fare in altro modo, non possiamo più utilizzare il punto di tangenza perché capita al di fuori della regione ammissibile. Vediamo, facciamo eliminare questa curva che non ci serve, in caso di disegno. Qual è la nostra regione ammissibile? È data da questa, e però poi c'è la retta di bilancio, cioè la nostra regione ammissibile è questa. Dobbiamo cercare il punto della regione ammissibile che appartiene alla curva di indifferenza più in alto a destra possibile. Come si fa in questi casi? Dove lo ricerchiamo questo punto? Beh, se le curve di indifferenza hanno un'equazione non particolarmente strana, per così dire, quello che accade sempre negli esercizi, per essere chiari, è evidente che dipende un po' dall'inclinazione delle curve di indifferenza. Non lasciamoci ingannare dal disegno. È chiaro che, così come abbiamo fatto il disegno, ci viene naturale che questo punto è questo, no? Abbastanza evidente, l'abbiamo disegnato in questo modo. Però attenzione, non lasciamoci ingannare, perché la inclinazione è stata fatta a caso, non sono andato a vedere qual è la reale equazione delle curve. Basta un po' cambiare l'inclinazione delle curve di indifferenza, ad esempio, e il punto potrebbe anche essere questo. A questo punto qua, quello più in alto a destra possibile. Quindi attenzione questa volta a non lasciarsi portare fuori strada dai disegni che abbiamo fatto. Possiamo anche utilizzare la rappresentazione grafica, però poi le curve dobbiamo disegnarle così come vanno disegnate, quindi dobbiamo fare l'equazione, fare U uguale K e disegnare la vera inclinazione delle curve di indifferenza. Quello che è in dubbio è che la soluzione va ricercata dai vertici della regione ammissibile, perché se le curve sono di beni regolari, quindi sono decrescenti, c'è poco da fare, può cambiare l'inclinazione, ma il punto che appartiene alla curva più alta a destra possibile o è questo, o al limite potrebbe essere questo. Nel segmento interno non capiterà mai, potrebbe essere il punto del segmento interno solo se le curve hanno veramente una forma strana, tipo una forma fatta così, tutte curve fatte in questo modo, ma non saremo in presenza di beni regolari, non sarebbero decrescenti, quindi non è questo il caso. Come facciamo a confrontare questi tre punti? Dobbiamo calcolarci le coordinate di questi tre punti, 3, n, quanti ne sono, a seconda della regione ammissibile, sostituire nella funzione di utilità e andare a vedere quale punto ha la maggiore utilità. In questo caso non c'è bisogno, perché si vede subito, questo punto ha y uguale a 0, questo punto ha x uguale a 0, quindi questo e questo hanno utilità uguale a 0 e quindi sicuramente questo punto sarà quello che avrà l'utilità maggiore. Qui dobbiamo solo calcolarci le coordinate di questo punto. Quali sono le coordinate di questo punto? Y uguale a 10 e la x ce la leggiamo da qui. Il punto deve appartenere alla retta di bilancio, quindi questa è l'equazione. No, ma quindi lo scusa, siamo in questo caso qui. Quindi se y uguale a 10 e x uguale a 60 meno 10 diviso 2, cioè 25. E questa è la soluzione dell'esercizio, in questo caso. Domande? Chiaro come abbiamo proceduto? Quindi, quando siamo in presenza di esercizi di questo tipo e abbiamo delle regioni limitate e ci troviamo in queste condizioni, dobbiamo andare a verificare i vertici della regione ammissibile. In questo ci aiuta molto, evidentemente. La rappresentazione geometrica va bene, andiamo avanti e risolviamo un esercizio simile se vogliamo. Pagina 3, numero 2. Pagina 3, numero 2. La funzione, le preferenze di un consumatore per il cibo C e il vino D siano date da questa funzione U di C e D uguale C meno 100 elevato alla 0,5 uguale a 0,5. Prima domanda,
descrivi la domanda del consumatore per il cibo in funzione del suo reddito M, del prezzo del cibo PC e del prezzo del vino PV. Attenzione che qui non è data nessuna zona ammissibile in maniera implicita, ma noi sappiamo che questa funzione è definita per V maggiore o uguale di 0, ma per C maggiore o uguale di 100. Quindi, anche se l'esercizio non lo dice, ovviamente dobbiamo tener conto di questo fatto, e come prima dobbiamo risolvere l'esercizio in una regione ben precisa di piano, la striscia del quadrante positiva, cioè superiore, chiedo scusa, la striscia del quadrante positivo superiore alla retta C uguale 100. Guardate, questo al di là dell'esempio, un classico esempio di funzione di utilità in presenza di un bene necessario, il cibo, e di un bene voluttuario, il vino. L'esempio è banale, ma insomma rende l'idea. Cosa significa questa funzione di utilità? Che sotto un livello minimo di cibo, C uguale 100, non c'è nessuna utilità, perché il consumatore muore. Quindi, una volta che è morto, a quel punto, o mangia poco, o mangia molto poco, cambia la sua situazione, come dire, cambia poco. E infatti questo rappresenta esattamente la funzione di utilità di questo tipo. Risolviamo I uguale PCC più PVV e CV uguale DU su DC DU DB. Dobbiamo risolvere e trovare C e V in funzione di C, PV e del reddito, non del prezzo, M. Vedere, ma quello è il reddito M. Ora, io per scontato che conosciamo le derivate parziali, naturalmente. Quindi questo è uguale a un mezzo C meno 100 elevato a meno un mezzo V elevato a un mezzo, e sotto ci mettiamo un mezzo per C meno 100 elevato a un mezzo V elevato a meno un mezzo, da cui via questo, via questo, via questo, via questo, via questo, via questo, e quindi V uguale PC di V per C meno 100. Dobbiamo sostituire sopra e quindi viene M uguale a PCC più PV a via, e quindi viene più PC per C meno 100, da cui viene C è uguale ad M più PC per 100 diviso 2PC. Ancora una volta vi ricordo che l'obiettivo è eliminare le due variabili C e V, quindi dovete arrivare a una forma esplicita, C in funzione di M, PC e PV, e V in funzione di M. Siamo arrivati, dobbiamo solo sostituire qui dentro, e quindi qui dentro viene fuori, dunque vediamo C va via con PC, V uguale, sotto rimane 2PV e sopra rimane il reddito M, poi c'è meno 100 e quindi diventa meno 100 PC. D'accordo? Queste sono le due funzioni di domanda. Ovviamente queste funzioni di domanda saranno definite sempre che C è maggiore o uguale di 100. Altrimenti, come sempre, dobbiamo ragionare. Fatto errori? C meno 100 viene meno 200 meno 100 vicino. M meno 100 ci troviamo. D'accordo? L'esercizio ci aiuta a ragionare. Infatti ci chiede, domanda, se il reddito del consumatore è pari a 500, M uguale 500, PC uguale a 1, PV uguale a 5, quale quantità di cibo e vino vengono consumati? Sostituiamo qui dentro e viene fuori C uguale il reddito 500 più PC 1 per 100, quindi più 100, diviso 2 per 1, e quindi fa 300.
e il vino B è uguale al reddito 500 meno 100 diviso 2PV diviso 2 per 5 e viene uguale a 500 meno 100, 400, 400 diviso 10, 40, d'accordo? Ci troviamo? Sì, nel senso che C è maggiore o uguale a 100. Soluzione della domanda è quella. Poi continua. Che succede se il prezzo del cibo sale a 2? Il C uguale a 2. Risostituiamo. E quindi qui ci dobbiamo mettere più 100 per 2 diviso 2 per 2. Questo fa 700 diviso 4, 350, 175. E qui invece ci dobbiamo mettere 500, dove sta? Meno 100 per 2, e quindi è 300 diviso 10, 30. Ci troviamo? Sì, perché è ammissibile. 175 è maggiore di 100. E infine chiede, che succede se il prezzo del cibo sale a 10? Ragioniamo, qui dobbiamo metterci 10, qui dobbiamo metterci 10, e quindi qua abbiamo 500, 1500, 1500 diviso 20 e fa 75. Qui dobbiamo metterci 10, vabbè, viene addirittura negativo, infatti viene 500 meno 500 diviso 10, viene negativo, ma non ci interessa perché qui non è ammissibile, quindi siamo al di sotto della C maggiore o uguale a 100. D'accordo? E quindi che si fa? Che si sceglie in questo caso? Dobbiamo scegliere, qua disegnare diventa un po' complicato, guardiamo l'equazione, dobbiamo scegliere il punto della regione ammissibile che ci dà la massima utilità. Qual è questo punto? Guardate l'equazione e guardate i valori in gioco. Qual è la prima cosa che ci viene in mente? Il consumatore cosa fa? Spende tutto il suo reddito per il cibo. Vediamo però, se il consumatore spende tutto il suo reddito per il cibo, qua sparisce PVV e rimane 500 uguale PC 10 per C. E quindi C uguale 50. Quindi anche se spende tutto il suo reddito per acquisire cibo, si rimane al di sotto della regione ammissibile. Quindi la risposta è, non esiste nessun punto che con queste combinazioni di prezzo e reddito ricade all'interno della regione ammissibile. Quindi la soluzione è nessuna, cioè non c'è nessun punto che ricade all'interno della regione ammissibile. Cioè se il consumatore ha questo reddito, i prezzi del cibo sono questi, il consumatore muore, non c'è niente da fare, d'accordo? Certo, qualcuno potrebbe dire a questo punto tanto vale che spende tutti i suoi soldi in vino e proprio deve morire, potrebbe anche questa essere una soluzione fantasiosa, almeno e infatti è una delle soluzioni che magari si può adottare in queste situazioni. Allora, andiamo avanti e vediamo l'esercizio a pagina 4, numero 1. Pagina 4, numero 1. Thank you.
Allora, qui abbiamo U. Uguale x2, y2, funzione di utilità, x, la quantità massima disponibile siano x uguale 200, quindi x minore uguale di 200, y uguale 80, quindi y minore uguale di 80. Sia inoltre il reddito del consumatore pari a 1000, m uguale a 1000, il prezzo del bene y sia pari a 10, quindi y uguale a 10. Dobbiamo determinare le funzioni di domanda di due beni x e y. Come prima, disegniamoci la nostra regione ammissibile, 280, disegniamoci la nostra retta di bilancio, m uguale p di x più p di y, cioè y uguale ad m, mettiamoci i valori, m uguale a 1000 diviso p di y, che è uguale a 10, meno p di x diviso 10x, questo è chiaramente 100, quindi questo punto rimane fisso, 100. La retta al variare del prezzo p di x ruota intorno a quel punto. Se il punto scelto cade all'interno di questa regione ammissibile, ancora una volta non ci sono problemi. Se invece il punto scelto cade al di fuori della regione ammissibile, il punto scelto è il punto di tangenza, evidentemente stiamo in queste condizioni, va tutto bene. Se invece ruotando la retta usciamo al di fuori della regione ammissibile, dobbiamo ragionare sulla zona di confine. Vediamo, la seconda equazione è di x più di y uguale du su dx, du su dx, vedete che non si scappa da questa equazione, quindi p di x diviso 10 uguale du su dx 2x y al quadrato diviso du su dy 2x uguale y, da cui il 2, il 2, l'x, il 2, questo e questo, e viene y uguale p di x per x 10. Sostituiamo lì dentro e viene p di x diviso 10, questo passa dall'altra parte, quindi due volte, uguale a 100, e quindi viene x uguale 500, sì, 1000 diviso 2, diviso p di x, e sostituito qua dentro viene y fisso uguale a 50. Quindi questo cosa vuol dire? Che questa intersezione capita sempre, vabbè, sì, l'abbiamo disegnata abbastanza in scala, nel punto 50. Adesso dobbiamo capire questa equazione quando vale, cioè quando è che siamo all'interno della regione ammissibile. Ragioniamo, ecco in che cosa ci aiuta la geometria. Abbiamo detto x uguale 500 diviso p di x e y uguale 50. Quando è che abbiamo questa soluzione? Quando la tangenza capita all'interno della regione ammissibile. La retta ruota, ad esempio, diventa questa, la tangenza sarà questa, qui, sempre a y uguale 50. Quando è che si esce all'interno della regione ammissibile? Quando ruota la retta e arriviamo qui. In questo punto qui. Vedete, questo è l'ultimo punto utile. Se la retta continua a ruotare, la tangenza finisce fuori, finirà qui, 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 qui. Quindi l'ultimo punto utile è questo. Dopo ci vuole un po' di occhio, un po' di grafici,
po' di occhio con le lettere pure. Questo punto quando avviene? Quando x è uguale a 200, no? Quando y è uguale a 50 e quando x è uguale a 200. X uguale a 200 significa, x uguale a 200 significa p di x uguale a 500 diviso 200, cioè uguale a 2,5. Quindi questa soluzione è buona per ogni p di x maggiore o minore di 2,5 quando il prezzo diminuisce la retta ruota in questa direzione, prezzo diminuisce retta ruota in questa direzione, quindi per ogni p di x maggiore o uguale di 2,5. Abbiamo trovato il primo pezzo della funzione di domanda. Ci chiediamo cosa succede oltre. Accendiamo un po' di curve. No, facciamo confusione. Arrivati qui, se la retta continua a ruotare, ad esempio la nuova posizione della retta sarebbe questa, se andassimo a trovare la tangenza troveremo la tangenza qui, quindi non ci servirebbe. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare come prima a ragionare all'interno della regione ammissibile. La regione ammissibile, accendiamo questa retta che complica la vita, e questa curva che non ci serve più. Bene, qual è la regione ammissibile? Questa. Questa, questo punto qua, poi c'è questo pezzo, e poi c'è questo punto qua. Siamo d'accordo? Quali sono i punti candidati? Questo sicuramente no. Qua è y uguale a 0, utilità uguale a 0. Questo punto qua sicuramente no. Stesso ragionamento, x uguale a 0, utilità uguale a 0. Quindi è da scegliere tra questo punto e questo punto. Qui la scelta non c'è neanche bisogno di fare i calcoli, perché se prima era questo il punto di ottimo, è evidente che se si muove appena un po' la retta non è che si passa da questo punto a questo punto, ma si andrà da questo punto al punto immediatamente superiore. Ancora una volta, se proprio vi viene il dubbio, dovete andare a determinare le coordinate di questo punto, a determinare le coordinate di questo punto e a vedere in quale caso l'utilità viene maggiore. Chiaro il concetto? Ripeto, ce lo possiamo risparmiare, è evidente che la soluzione capita qui. Che significa la soluzione capita qui? Significa x uguale 200, y uguale, da dove lo leggiamo? Lo leggiamo, appartiene sempre alla retta di bilancio, e quindi lo leggiamo dall'equazione della retta di bilancio. Ci siamo persi? Eccola qui. Abbiamo detto x uguale 200, e quindi y uguale a 100 meno 200 diviso 10 meno 20 p di x. Quindi x uguale 200, y uguale 100 meno 20 p di x. Questo vale per ogni p di x. Fino a quando vale questa soluzione? Fino a quando la retta diventerà questa. Ruota, 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 la retta sta ruotando in questa direzione, prima o poi toccherà solo il vertice. Se continua a ruotare non tocca più nessun punto della regione ammissibile. Quando avviene questa situazione? Quando x uguale a 200 e quando y è uguale a 80. Y uguale a 80, da qui, significa 80, 100, 80 passa dall'altra parte, p di x uguale a 20 diviso 20, p di
x uguale a 1, cioè che di x appartenenti all'intervallo 1,2,5. La retta continua a ruotare e magari diventa questa. Che si sceglie in questa situazione? Attenzione a non lasciarsi ingannare dall'esercizio precedente, una situazione diversa. Non è vero che non si sceglie nessun punto, si sceglie il punto della regione ammissibile che massimizza l'utilità. Qual è questo punto? 80, 100. Il punto della regione ammissibile che massimizza l'utilità, non c'è bisogno di fare alcun calcolo, evidentemente, questo vertice. E quindi la soluzione è x uguale 200, 82 centimetri, scusate, no, 80 centimetri, evidentemente, y uguale 80. Questo per ogni p di x appartenente all'intervallo 0, 1. Che significa dal punto di vista economico questa situazione? Che evidentemente il consumatore non spende tutto il suo reddito per acquistare i due beni, ma tenendo conto del reddito e dei prezzi, in questo caso gli avanzerà una parte dei soldi. Spende il massimo possibile per acquistare tutti i due beni e poi gli avanza una parte dei soldi. D'accordo? Ci sono domande? Fatemi solo vedere. C'è un altro esercizio semplice, non sono neanche sicuro che c'è, come non penso che verrà introdotto un altro argomento, se no mi uccidete. Anche giusto, però giusto un secondo, perché c'è un altro esercizio, se lo trovo. Sensazione che non sono di ulteriori nozioni. Sì, facciamo solo questo veloce, solo le prime due domande, lasciamo perdere la terza perché non la sapete fare, ma giusto per completare il discorso. Esercizio a pagina 47, numero 1. Non sapete ancora rispondere alla terza domanda, quindi lasciamo un momento in sospeso, ma vale la pena farlo per rispondere alle prime due domande, se no poi questo esercizio magari ce lo dimentichiamo. E questo qui sia u di x, y, z uguale a x2, y2, z alla quarta. Determinare le funzioni di domanda dei tre beni, prima domanda, le funzioni di domanda dei tre beni. Adesso fa vedere, attenzione, non ci dimentichiamo mai la teoria generale, magari ecco, non è che possiamo fare tutti gli esercizi possibili e immaginabili. Questo è un caso in cui i beni invece di essere due sono tre. Cambia poco, dobbiamo semplicemente ricordarci di quello che abbiamo appena detto: m uguale p di x più p di y più p di z, e dobbiamo scrivere altre due equazioni. Scegliamo una delle tre variabili, z, e quindi p di x p di z uguale du su dx
du su dz p di y p di z uguale du su dy du su dz. Possiamo fare quello che vogliamo, però ricordiamoci che dobbiamo sempre mettere il vincolo di bilancio, quindi non mi fate venire in mente di fare la terza equazione sempre di questo tipo e dimenticare il vincolo. Stiamo risolvendo un problema di massimo vincolato, questo per inciso. Potremmo anche risolvere semplicemente massimizzare quella funzione rispetto alle tre variabili sotto questo vincolo. Sapete come si risolvono i problemi di massimo vincolato, si complicano poi in quel mezzo. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ricavare x, y e z in funzione di m, p di x, p di y e p di z. Facciamole, facciamo le derivate. Du su dx non è altro che 2x, y al quadrato, z alla quarta, du su dz, 4x al quadrato, y al quadrato, z 3. E qui dobbiamo metterci du su dy e quindi 2x quadro y z alla quarta e sotto 4x al quadrato y al quadrato z 3. Dopodiché un po' di semplificazioni, 2 va via con 2, x va via con questo, questo va via con questo, questo va via con questo. Qui questo va via con questo 2, questo va via con questo, questo va via con questo, questo va via con questo. Scriviamo questa relazione un po' meglio, stando attenti a non confonderci. Questa qua è x, z, no, x è andato via, quindi qui abbiamo solamente rimasto z e sotto c'è 2x. Qui invece è rimasto z e sotto c'è 2y. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare le variabili, quindi tutto in funzione di z, ad esempio. Attenzione a avere chiaro quello che dobbiamo fare, perché anche qua alcune volte ho visto gli studenti che hanno rifatto gli stessi passaggi ciclici e non arrivano mai a una soluzione. Dobbiamo avere chiaro cosa dobbiamo fare. Dobbiamo eliminare le variabili, quindi l'unica via che abbiamo è scrivere x in funzione di z, y in funzione di z, sostituire qui dentro e rimarrà solo z, che è l'esercizio risolto. Facciamolo, qui viene x uguale z p di z e sotto rimane 2 p di x. Qui invece abbiamo y uguale a z p di z e sotto rimane 2 p di y, e quindi possiamo sostituire nella relazione di sopra e viene fuori m uguale z p di z diviso 2 più z p di z diviso 2 più p di z z, e quindi abbiamo z p di z 1 più mezzo fa 2 p di z z. 2 p di z z, da cui viene che z, che è quello che ci interessa, è uguale a m diviso 2 p di z. Da questo punto il gioco è fatto, perché sostituiamo qui dentro e viene fuori che x è uguale ad m diviso 4 p di x e viene y uguale ad m diviso 4 p di y. E queste sono le funzioni di domanda z, x e y, d'accordo? E quindi l'esercizio ci dice: il paniere è ottimo scelto quando m è uguale a 45, i prezzi sono p di x uguale a 5, p di y uguale a 9 e p di z uguale a 3. Basta sostituire e viene fuori che x sarà uguale ad m, 45, diviso 4 per 5. 4 per?
5 sì, d'accordo? 9 per 5 45, quindi io faccio 5. No, che sciocchezza. 4 per 5 20, e quindi qui abbiamo 45 ventesimi, e quindi questo non è altro che 9 quarti. D'accordo? Qui invece abbiamo y che è uguale a 45 diviso 4 pi di y, quindi 4 per 9. E quindi abbiamo 45 36esimi, cioè uguale a 5 quarti. D'accordo? E infine abbiamo z, ci siamo persi z? Eccola qui, è rimasto sopra, è uguale a 45 diviso 2 per pi di z, per 3, e quindi uguale a 15 mezzi. D'accordo? Va bene, come ho detto, la terza domanda non la volete risolvere perché manca quello che faremo la prossima volta.